Come ben sapranno i fan dell'Arrampicamuri, in questi giorni le sale cinematografiche di tutto il mondo stanno proiettando Spider-Man Far From Home, il sequel di Homecoming fortemente collegato alle vicende viste in Endgame. Per celebrare l'ultima pellicola del Marvel Cinematic Universe, abbiamo quindi pensato di ripercorrere la storia videoludica del buon Peter Parker e del suo alter ego, partendo dai lontani esordi degli anni Ottanta. Prima di lanciarci in questo viaggio oscillando tra i palazzi della Grande Mela, però, i nostri sensi di ragno pizzicano e ci invitano a ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere nessun approfondimento targato everyeye.it. E quantomeno doveroso iniziare questa lunga carrellata con il primo titolo in assoluto dedicato al tessere ragnatele, Spider-Man, pubblicato nel 1982 su Atari 2600. In questo esordio, il super cattivo di turno era il Green Goblin e l'uomo ragno doveva disinnescare le sue bombe piazzate su un grattacielo. Si trattava di un'opera figlia dei tempi e dell'hardware del periodo, di poco antecedente al grande crack del mercato videoludico che colpì l'industria americana subito dopo. Dopo una breve sortita nel genere delle avventure grafiche con la serie Quest Probe nell'84, dobbiamo attendere diversi anni per rivedere il supereroe Marvel. Nel 1989 ritornò in grande stile a fianco di Captain America per sconfiggere il temibile Doctor Doom. In questa avventura, realizzata per Commodore 64 e altre piattaforme, si iniziarono a percepire le potenzialità di titoli dedicati all'arrampicamuri. Gli anni 90 si aprirono con ben tre produzioni dedicate all'amichevole uomo ragno di quartiere. Le prime due erano a cura di Paragon Software, lo stesso studio del mashup col capitano a stelle e strisce, ma la più interessante è senza dubbio The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin, che finalmente faceva approdare l'eroe mascherato su Sega Mega Drive. In questa avventura, carica di colori sgargianti della console a 16-bit, prima di debellare l'impero del crimine di Wilson Fisk, il giocatore era chiamato a sconfiggere diversi villain tratti dai fumetti Marvel, dal Dottor Octopus a Sandman, passando per Venom ed Electro. Il 1991 fu l'anno del team-up per l'Uomo Ragno, dapprima con l'esordio su Game Boy a fianco del Punitore e successivamente in un cabinato che lo vedeva far squadra con Occhio di Falco, la Gatta Nera e Namor il Submariner, in un classico beat-em-up a scorrimento. Nel 92 vennero pubblicati altri due titoli per console a 8 e 16 bit del periodo. Da un lato avevamo Return of the Sinister Six per Nintendo e Master System, chiaramente limitato dall'hardware di riferimento, mentre su SNES e Mega Drive arrivava la prima collaborazione con gli X-Men in Arcade's Revenge. All'Arrampicamuri spettava il prologo in cui, dopo una breve sessione, finiva nelle grinfie del villain insieme a Wolverine, Tempesta, Ciclope e Gambit. Da questo momento la progressione era libera e ogni mutante aveva la propria missione da compiere. Un'ottima idea realizzata con una buona grafica, peccato che il gameplay fosse fin troppo frustrante. L'incapacità di riuscire a tradurre tutte le doti del supereroe in un tie-in che si rispetti caratterizzò tutto questo periodo fino al 96. Le idee per gettare Spidey nella mischia c'erano, come quella che portò alla collaborazione con Venom in Maximum Carnage, ma la messa in pratica risultava fuori fuoco. Si passava da picchiaduro a scorrimento macchinosi ad avventure che tentavano di omaggiare la serie animata, trasmessa anche in Italia, dell'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici. Paradossalmente, stando ad alcune testimonianze, il titolo migliore in quegli anni fu Web on Fire, sviluppato per 32PER, l'accessorio che potenziava il Mega Drive di Sega. Purtroppo, data la natura fallimentare dell'hardware, la stampa del periodo ignorò totalmente la produzione, così come il pubblico. E con il nuovo millennio che finalmente i fan Marvel ebbero tra le mani il primo grande gioco dedicato al tessere ragnatele. Spider-Man, pubblicato da Activision e sviluppato da Neversoft, team che si era già distinto per Tony Hawk's Pro Skater, trasportava Peter Parker in una New York totalmente tridimensionale. A causa dei limiti tecnici, l'avventura si svolgeva tra i tetti dei grattacieli o all'interno di alcuni edifici, e la strada, grazie ad uno stratagemma di design, non era raggiungibile o visibile. Ma poter dondolare tra i palazzi oppure ricoprire i pugni di ragnatele per causare più danni furono tutte trovate apprezzate dai fan, che ancora oggi ricordano questo gioco con grande affetto. Il 2001 si apre quindi con uno Spidey capace di far innamorare la community dei videogiocatori e proprio durante quest'anno vengono pubblicati tre titoli dedicati all'arrampicamuri. Il sequel dei Sinistri 6 su Game Boy Color, Mysterious Menace per Advance e, ben più importante, il secondo episodio della serie di Neversoft. Questa volta al timone dello sviluppo troviamo Vicarious Visions, lo stesso team che si occuperà del ritorno di Crash Bandicoot e che aveva lavorato al porting del precedente Spider-Man per la console portatile di Nintendo.
A differenza della precedente produzione di Activision, si trattava di un'esclusiva PlayStation, con diversi livelli ambientati anche tra le strade di New York. La stampa del periodo lo accolse positivamente, ma stando ai giudizi il risultato non fu eccellente, quello dell'esordio, e il franchise non venne portato avanti. Si stava aprendo una nuova fase per Peter Parker, legata soprattutto ad un altro medium. Il 2002 è infatti l'anno dell'esordio di Spider-Man al cinema. Forte di un grande successo al botteghino, la pellicola diretta da Sam Raimi e interpretata da Tobey Maguire venne riadattata in un videogame da Activision e Treyarch per la generazione composta da PlayStation 2, Xbox e GameCube. Se sul fronte tecnico era presente un chiaro upgrade, i controlli macchinosi della telecamera, soprattutto durante le sezioni interne, rovinarono il lavoro fatto. Due anni dopo, però, arrivò la rivalsa con il secondo tie-in dell'Uomo Ragno di Raimi. Le versioni console vennero largamente apprezzate grazie ad una Manhattan viva come mai prima d'ora, senza dimenticare attività secondarie come l'iconica consegna delle pizze e un plot fedele al lungometraggio di riferimento. Stranamente, l'edizione PC di Spider-Man 2 aveva una trama differente ed un gameplay peggiore rispetto alle sue controparti, ma si trattò di un'avventura che rimase nei cuori dei giocatori. Dopo questa mini fase dedicata al cinema, il mondo fumettistico tornò sugli schermi grazie ad Ultimate Spider-Man nel 2005. Ispirato all'universo cartaceo Ultimate, in cui Peter Parker era più giovane e nel pieno dell'età adolescenziale, un po' come il Tom Holland che oggi conosciamo, l'intero arco narrativo omaggiava la collana di comics pubblicati nel nuovo millennio. Grazie alla possibilità di impersonare anche Venom, un cast ricco di personaggi Marvel come Nick Fury e un cel shading ben realizzato, il gioco fece la gioia di molti fan. Activision, dopo aver realizzato ottimi titoli, continuò a sfruttare la licenza del tessi e ragnatele per alternare avventure originali e tie-in ispirate alle pellicole di Raimi. Dopo una parentesi su Nintendo DS, nel 2007 abbiamo il terzo gioco dedicato ai film con Tobey Maguire. Qualcosa però si irruppe nella gestione dei progetti. Il lungometraggio fu infatti il peggiore della trilogia e la sua controparte virtuale non fu da meno, facendo rimpiangere il lavoro fatto con Spider-Man 2. Nello stesso anno arrivò anche Friend or Foe, che nonostante l'idea di riprendere i villain celebri visti al cinema e inserire diversi partner come Blade e Iron Fist, raggiunse a stento la sufficienza. In poche parole, si stava aprendo l'era più problematica per l'Uomo Ragno, con produzioni dotate di qualche guizzo di ingegno ma incapaci di arricchire il franchise. Il compito di portare Spidey nella generazione successiva ricadde su Web of Shadows. Il titolo, che omaggiava in parte il plot visto nel capitolo del 2000, era ambientato in una Manhattan infestata dai simbionti e Peter Parker, anche grazie all'aiuto di Wolverine, era chiamato a debellare la minaccia aliena. Nonostante una trama che per la prima volta concedeva all'utente la scelta di cedere o meno all'influenza del parassita portando a quattro finali diversi, la stampa specializzata si divise proprio sulla narrativa. In generale venne considerata una buona produzione, ma appesantita da diversi difetti anche sul fronte tecnico. Dopo essere approdato perfino su BlackBerry con Toxic City, l'amichevole Uomo Ragno di quartiere si avventurò in una missione per salvare lo stesso spazio-tempo. Shattered Dimensions, sviluppato nel 2010 da Binox, lo stesso team a cui dobbiamo il recente Crash e Titan Racing, con una piacevole trovata inseriva in un'unica avventura le versioni di Amazing, Ultimate, Noir e 2099 di Spider-Man. Grazie a questo escamotage, ogni eroe aveva delle meccaniche di gameplay uniche e, a parte qualche piccola incertezza tecnica, Shattered Dimensions si rivelò una piacevole sorpresa, tanto da meritarsi un sequel. Age of Time continuava il filone intrapreso da Binox, ma ancora una volta Activision puntò a tempi brevi di sviluppo, pubblicando il gioco ad appena un anno dal predecessore. Il cast di personaggi risultava dimezzato con i soli Peter Parker e Miguel O'Hara, orfani dei ranni Noir e Ultimate. La trama inconcludente e il gameplay confusionario portarono questo filone ad una rapida dipartita per colpa di un prodotto che a stento rasentava la sufficienza. Il 2012 fu un anno importante per i film dedicati all'Uomo Ragno. Dopo la cancellazione della quarta pellicola di Raimi, Columbia Pictures produsse il reboot di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield nel ruolo di Peter Parker. Il lungometraggio fu un buon successo e, come accaduto in precedenza, ebbe un tie-in videoludico. Binox abbandonò l'impostazione story-driven preferendo il free roaming del glorioso Spider-Man 2. Il risultato fu discreto, con molte attività e side quest da svolgere, ma poco diversificate. In definitiva, un gustoso passatempo per i fan dell'arrampicamuri, tuttavia lontano dall'essere memorabile.
La coppiata film-videogame ritornò 2 anni dopo in occasione del sequel che vedeva ancora Garfield nel ruolo di protagonista. Se la pellicola raccolse diverse recensioni negative, la sua controparte videoludica non venne accolta con giudizi migliori. La mancanza di inventiva del prequel aveva dato inizio ad una parabola discendente impossibile da fermare e il tentativo di riproporre una formula ormai percepita come stentia non aiutò l'ultima opera di Binox a tema ragnesco. Come se non bastasse, anche sul fronte tecnico erano presenti troppe sbavature, considerando anche l'avvento della generazione PlayStation 4. Fu un buco nell'acqua sotto qualsiasi punto di vista e insieme alla pubblicazione, sempre nel 2014, di un Endless Run con l'Uomo Ragno, sembrò la condanna definitiva per il supereroe di casa Marvel. Passarono 4 lunghi anni che si fecero sentire profondamente, considerando che in più di un trentennio di carriera videoludica erano stati commercializzati oltre 35 videogame dedicati a Peter Parker. Quando tutte le speranze dei fan dell'arrampicamuri si erano ormai spente, però, arrivò un talentuoso studio a far rinascere l'Uomo Ragno dalle ceneri come una leggendaria fenice. I ragazzi di Insomniac Games, con il loro Marvel's Spider-Man in esclusiva per PlayStation 4, sono riusciti lì dove in tanti hanno fallito: restituire al pubblico la sensazione di vestire la tuta dell'Uomo Ragno. Le ragioni dietro a questo successo di critica e pubblico sono diverse. Un sistema di movimento curato fin nel minimo dettaglio, la consapevolezza che dietro la maschera si nascondeva Peter Parker, con la sua enorme intelligenza e le sue difficoltà nel portare avanti una vita apparentemente normale, e una campagna che, col passare delle ore, raggiungeva grandi picchi di spettacolarità. In definitiva, un gioco che qualsiasi fan della creatura di Stan Lee dovrebbe provare. Termina qui la nostra lunga carrellata dedicata all'eroe più umano che il mondo conosca. In attesa di avere buone notizie da Insomniac Games, vi chiediamo quali sono i vostri titoli preferiti e che ricordi avete dell'Uomo Ragno. Raccontateceli nell'area dedicata ai commenti.